Lavagna ricorre contro la decisione della Corte dei Conti che ha bocciato il piano di rientro della Commissione straordinaria. La sentenza attesa al massimo ai primi di marzo. Meno 20% di prenotazioni per Capodanno ed Epifania nel Levante, a rischio anche i posti di lavoro, gli albergatori, occorre cambiare la strategia di comunicazione subito. Santa Messa di Natale nella residenza Anni Azzurri di San Pier di Canne a Chiavari, nella luce del Natale non c'è un solo giorno della vita che sia inutile. Oltre 400 persone a Sestri Levante hanno assistito al concerto degli Heart and Soul, la band del South Carolina, per la prima volta in Europa ha proposto un ampio repertorio di canti della tradizione gospel. Buongiorno a tutti e ben ritrovati al TG13. Dunque verrà presentato a breve il ricorso di Lavagna contro la decisione della sezione di controllo della Corte dei Conti che ha bocciato il piano di riequilibrio finanziario del Comune. La commissione straordinaria ha tempo, ancora qualche giorno, ma ha già ufficializzato la decisione. La sentenza definitiva si attende al massimo per i primi di marzo. Sentiamo. La commissione straordinaria che governa Lavagna farà ricorso contro la decisione della sezione regionale Ligure della Corte dei Conti che ha respinto il piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La decisione è stata presa ed ufficializzata. Il ricorso di fatto verrà presentato entro il 12 di gennaio, giorno in cui scade il termine di 30 giorni che la legge prevede per ricorrere contro questo tipo di sentenza. I commissari che governano il comune sciolto per infiltrazioni mafiose hanno avuto modo di leggere le motivazioni della sentenza che stima in più di 11 milioni il dissesto finanziario del comune di Lavagna. La sezione regionale di controllo, che ha disposto il trasferimento degli atti alla procura contabile per la verifica di eventuali ulteriori responsabilità omissive con conseguente danno erariale, aveva di fatto bocciato il programma di rientro del buco di bilancio che è stato causato in primis da cause legali. Ora i commissari presenteranno ricorso alle sezioni riunite della Corte dei Conti, il che, giurisprudenza alla mano, dovrebbe avere l'effetto immediato di sospendere la decisione sulla deliberazione del dissesto. La decisione del grado superiore della magistratura contabile dovrebbe arrivare a breve. In casi analoghi, la sentenza è arrivata in meno di 2 mesi dalla presentazione del ricorso. Si ricorda infatti una situazione simile che ha interessato il comune di Bracciano, alle porte di Roma, che ricevette la sentenza definitiva a fine novembre, a fronte di un ricorso presentato ad inizio ottobre. La sentenza delle sezioni riunite della Corte dei Conti dovrebbe dunque arrivare alla fine di febbraio o al massimo all'inizio di marzo, ma evidentemente sulle tasche dei lavagnesi al momento tutto questo non avrà effetti concreti, in considerazione del fatto che la tassazione locale è già al massimo. A seconda del tipo di decisione della magistratura contabile, se accetterà il piano di rientro presentato o propenderà per il dissesto dell'ente, andrà a cambiare solo il modo in cui il Comune si comporterà nei confronti dei creditori. In caso di fallimento pagherà quello che potrà proporzionalmente a ciascun debito, altrimenti lo farà in maniera completa secondo il piano presentato. La rapidità del procedimento è essenziale, comunque anche per la nuova amministrazione che si insedierà al termine delle prossime elezioni, che fonti ministeriali danno a fine maggio. Manca ancora l'ufficialità, ma secondo indiscrezioni potrebbe esserci un accorpamento fra elezioni europee ed amministrative. La commissione straordinaria resterà in carica fino alla proclamazione del nuovo sindaco, il giorno dopo dunque la conclusione delle votazioni e del relativo spoglio. Gli alberghi del Levante avranno un quinto delle prenotazioni in meno quest'anno per le festività di fine anno. È l'esito immediato del post mareggiata, ma anche l'effetto rimbalzo dopo il boom dello scorso anno. Secondo Aldo Verdin, il presidente degli albergatori del Levante, occorre cambiare immediatamente la strategia di comunicazione perché altrimenti anche i posti di lavoro sono a rischio. Come stanno andando le prenotazioni per queste festività natalizie? Vanno un po' a rilento, ci attestiamo meno 20% circa su tutto il territorio. È anche vero che l'anno scorso è stato un anno irripetibile, perché non abbiamo nemmeno la scusa della neve, che in montagna in questo momento non ce n'è, e quindi probabilmente è dovuto a un fattore psicologico. E dovremo lavorare molto sulla comunicazione per salvare i prossimi mesi, gennaio e febbraio. Dovremo terminare di parlare della mareggiata, dei danni che ha provocato, delle immagini che ormai hanno visto in tutto il mondo, e far vedere
il nostro territorio come è sempre stato, insomma, con delle bellissime giornate di sole, un mare tranquillo e una vita tranquilla che continua a scorrere. Ci accingiamo ad andare incontro a gennaio e febbraio, che normalmente si risente subito della primavera in arrivo. Quindi la base c'è, bisogna provocare le persone, specialmente i nostri bacini di utenza, che in inverno sono Milano, Torino, e convincerli di venire e ricominciare a frequentare il Tiguglio. I livelli occupazionali, dunque il numero di persone occupate negli alberghi del Levante, che sono sì, un polmone economico importantissimo per le famiglie del territorio, verranno mantenuti o c'è il rischio di una riduzione anche dei posti di lavoro? Beh, sicuramente c'è il rischio dell'occupazione, chiaramente, perché tenere aperto degli alberghi hanno un costo molto pesante, perché negli alberghi ci sono i costi variabili e ci sono dei costi fissi che sono pesanti, perché dobbiamo mantenere l'organico a dei numeri sempre alti. Quindi chiaramente se si intravedono poche soluzioni e ci accingiamo a andare incontro a un periodo di crisi, è chiaro che il livello occupazionale scenderà. Nel corso della nostra tradizionale diretta del giorno di Natale abbiamo proposto alcuni collegamenti telefonici con persone originarie del Tiguglio che stanno vivendo un tempo di missione in diverse zone del mondo. Fra loro ci sono Danilo e Giulia Roccati, sono giovani sposi, genitori di 3 bambini e sono partiti giusto un mese fa per il Perù, per la zona di Lucma, dove vivranno per 2 anni per aprire una scuola di falegnameria. Ora siete a Lucma da circa un mese, come sta andando? Sta andando bene, sì, siamo arrivati dopo aver fatto un giro nel nord del Perù a vedere altre scuole, per prendere un po' ispirazione, capire un po' quali sono i problemi, le cose da fare, eccetera. Adesso siamo arrivati da 20 giorni, stiamo bene, ci stiamo ambientando sia noi che i bambini, però il posto è molto bello, ci sono altri bambini sia peruani che di famiglie italiane che vivono qua, quindi i bambini si trovano molto bene. Lucma è un paesino che è a 2800 metri e adesso in questo periodo sta iniziando la stagione delle piogge, quindi piove abbastanza spesso, però il paesaggio qua è molto verde perché appunto sembra che piove tanto, è molto verde, insomma, anche se siamo quasi a 3000 metri c'è molta vegetazione, alberi, così la gente vive sempre del lavoro che dà la terra, più di alcune piccoli negozi che hanno, vendono qualcosina in paese, e niente, è un paesino molto semplice, le case sono fatte ancora così come i mattoni di fango e paglia, così. Puoi ricordare qual è il progetto che vi vede impegnati a Lucma per i prossimi anni? Sì, noi siamo venuti qua per 2 anni per aprire una scuola di falegnameria che era stata chiusa un po' di anni fa, e diciamo che la struttura c'è, però bisogna rimetterla in piedi, quindi riattrezzarla. C'è da invitare i ragazzi a una scuola di falegnameria, dove i ragazzi, essendo che vengono da posti molto lontani della stessa valle, vivranno con noi, e quindi bisogna accoglierli, quindi renderlo un posto accogliente, abitabile, bello. Ed è una scuola di falegnameria, quindi ci sono le ore di teoria e ci sono le ore di pratica, che sono più o meno la metà, e poi appunto questi ragazzi, quando finiranno di fare questa scuola, se vorranno, avranno la possibilità di venire a lavorare nella cooperativa che c'è invece nella missione appena sopra la nostra di Lucma, che è una missione che è già da tanti anni che c'è, dove i lavori vanno avanti già da parecchi anni, appunto con il lavoro dei mobili, con la cooperativa, eccetera, che poi si vendono in Italia e anche qua a Cusco, in molti posti si stanno vendendo adesso.
Nell'amicizia con Gesù la vita rifiorisce, per questo non c'è un solo giorno che sia inutile. Lo ha ricordato il Vescovo Alberto Tanasini celebrando l'Eucarestia nella residenza Anni Azzurri di San Pier di Canne a Chiavari. Un momento preparato con cura dai fedeli della parrocchia che prestano il loro servizio per le persone ospiti. La residenza protetta Anni Azzurri di Chiavari si trova nel quartiere di San Pier di Canne. I fedeli della parrocchia ogni anno animano la celebrazione dell'Eucarestia per le persone ospiti della struttura in occasione del Natale. Gli anziani che vivono nella residenza partecipano a questo momento come occasione privilegiata per celebrare il cuore del Natale. Gesù si è manifestato ai più poveri di allora, che erano i pastori, e l'anziano, l'infermo, il bisognoso, ecco, sono coloro che oggi in modo particolare accolgono per primi Gesù, quindi è importante anche permettere questo incontro. E se forse il rischio è quello di considerare la propria vita inutile per chi sta di fronte al suo tramonto, il Natale di Gesù è lo stupore per un'esistenza che può ricominciare ogni giorno e non è mai inutile. Come? Lasciando che Gesù diventi amico. Il Vescovo Alberto Tanasini lo ha ricordato con affetto agli ospiti della residenza protetta, citando come esempio l'amicizia fra Gesù e Giovanni l'Evangelista. Non devi essere particolarmente intelligente, non devi essere particolarmente acuto, non devi essere particolarmente colto, no, per conoscere Gesù bisogna amarlo. Non c'è un giorno della nostra vita che non valga. Gesù è venuto a riempirla con la sua amicizia, col suo amore. Per gli anziani ospiti della struttura di San Pier di Canne non è mancato l'affetto dei fedeli della parrocchia, neppure durante il tempo della preparazione del Natale. Nel presepe che abbiamo fatto qui in questa casa abbiamo scritto una frase attribuita a San Francesco d'Assisi che dice così: la vita di Cristo era chiusa tra due legni, il legno della mangiatoia e il legno della croce. E il Vangelo di oggi parlava della resurrezione, quindi il Natale è la luce, che è Gesù, che diventerà piena, bella, nella resurrezione e sarà partecipata all'umanità intera grazie al dono d'amore della sua vita. Questa mattina alle 7.30 sono iniziate le trasmissioni del nostro nuovo canale di informazione, Telepace News, visibile al canale 187 del telecomando sul digitale terrestre. Il nuovo canale ha preso avvio con la tradizionale rassegna stampa che di fatto da oggi diventa il primo telegiornale della giornata e che da questa settimana non ci sarà più solo dal lunedì al venerdì, ma andrà in onda anche il sabato mattina. Quella del nuovo canale di informazione è la nuova sfida per il 2019 per l'emittente televisiva diocesana. Il canale, attivo 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, sarà sempre fedele alla linea e allo stile editoriale di Telepace, caratterizzato dall'essere a servizio di Dio e dell'uomo. È il primo canale all news locale del Tiguglio ed il primo all news di informazione cristiana. Il nuovo canale sarà visibile su tutti i televisori senza dover acquistare decoder aggiuntivi. Se i nostri telespettatori riscontrassero problemi di ricezione, occorre in prima battuta risintonizzare il proprio televisore oppure il decoder che già si possiede. Un servizio questo del nuovo canale di informazione Telepace News al canale 187 del telecomando, lo ricordiamo, al quale la nostra emittente si appresta confidando, come sempre in questi anni, nell'aiuto del suo pubblico che è sempre fedele e non l'ha mai abbandonata per tutti questi anni dall'inizio della sua attività. Ora con le nostre immagini andiamo a Sestri Levante. Oltre 400 persone all'auditorium dell'ex convento dell'Annunziata hanno assistito al concerto degli Heart and Soul. La band del Sud Carolina, per la prima volta in Europa, ha proposto un ampio repertorio di canti della tradizione gospel. Arriva
arrivano dal South Carolina, sono una band che prevalentemente suona nelle chiese, suona questo genere qua, che per noi va molto di moda nel periodo natalizio, ma per loro è, diciamo, è il pane quotidiano, nel senso che ormai in ogni chiesa viene suonato questo genere, e soprattutto viene suonato come è stato interpretato questa sera qua, con una band che suona, non soltanto con i cantanti come forse accadeva più nella tradizione, diciamo un riaggiornamento più in chiave moderna, che incontra sicuramente di più un audience di tipo diverso, quella diciamo europea tendenzialmente apprezza molto il fatto che ci sia anche una musica d'accompagnamento sotto. Nonostante ciò non perdono lo spirito delle loro origini, nel senso che comunque la figura religiosa è sempre molto presente all'interno di ogni pezzo, anche se sono dei pezzi che magari non sono prettamente da considerarsi nel genere gospel, e diciamo che fondamentalmente quello che si percepisce dal palco, soprattutto in questo caso perché loro sono persone molto vere, sono i reali sentimenti, il reale feel, il reale trasporto che mettono nel genere che suonano. Il festival si sta allargando, quali sono le prospettive e quali sono gli obiettivi? Questa sera abbiamo avuto l'occasione, su richiesta di alcune agenzie, di portare per la prima volta qua un gruppo gospel molto particolare, che è legato molto all'antica tradizione del gospel e del soul. Sono riusciti a produrre una bellissima cosa, la sala era piena, la gente è uscita contenta. Noi vediamo, abbiamo delle possibilità limitate, perché il nostro contributo pubblico è di 5.000 euro. Continuiamo a credere in questo fondamentalmente per una cosa, perché noi sappiamo che la musica è un aspetto che unisce le persone, non li allontana, perché attraverso la musica si formano generazioni che, seppure non diventano dei professionisti, conservano nelle loro qualità la capacità di suonare e di farlo. La registrazione integrale del concerto verrà programmata in uno dei prossimi giorni. Il Tiguglio si conferma terra del buon vivere. Il comune di San Colombano Certenoli annovera infatti da pochi giorni una nuova centenaria. Si tratta di Romilda Aste, che ha spento 100 candeline alla vigilia di Natale. La signora Romilda abita nella località di Castagnola e ha festeggiato il compleanno nella sua abitazione. Il sindaco Giovanni Solari ha portato personalmente gli auguri da parte dell'amministrazione comunale e ha condiviso un momento conviviale con la famiglia della centenaria. Per Romilda anche un regalo, una targa a ricordo di questa giornata di festa. E anche Telepace si associa agli auguri. La nascita di Gesù nel cammino dell'uomo è il titolo del concerto che si terrà a Chiavari nella chiesa dei Frati Cappuccini domenica 30 dicembre alle 15. Marina Rivarola presenterà il gruppo Antares, diretto da Maria Rita Mori, con la voce solista di Graziano Gigante, e la corale parrocchiale di San Quirico e Montepegli di Rapallo, diretta da Loredana Oricelli. Ricordiamo l'appuntamento domenica 30 dicembre alle 15 nella chiesa dei Frati Cappuccini a Chiavari. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina e poi ci ritroviamo per gli ultimi aggiornamenti. Avvenire titola Indietro e Avanti. Rivolta del terzo settore e ferme parole della Chiesa sulla norma che punisce l'aiuto ai poveri. Conte, è un errore l'alt alle agevolazioni IRES per il no profit. Si cambierà la manovra verso l'ok finale tra le proteste, meno investimenti e più tasse. La protesta appunto delle associazioni, milioni tolti ai più bisognosi. E poi c'è il grave fatto di Milano, calcio violento, un morto ma si gioca lo stesso, agguato e tragedia prima di Inter-Napoli, arresti e sanzioni alla società nerazzurra, e c'è anche il razzismo. Sardegna mobilitata, fermiamo le armi, oggi marcia della pace. La RVM, questa azienda appunto sarda, esporta ordigni usati in Yemen. E dalla Sardegna alla Sicilia, i terremoti di Catania, non lasciamo le case, dicono i terremotati, l'Etna fa ancora paura.
migranti, l'odissea della nave rifiutata da 5 paesi. Reportage: qui nel Kurdistan il Daesh non è vinto, il Daesh, lo Stato Islamico, ISIS, come lo volete chiamare, Daesh è sconfitto per niente. Lorenzo combatte con i curdi, qui sono rimasti i jihadisti più determinati e pericolosi. Tra le fila crescono i timori per il ritiro americano, confidiamo nei francesi. E siamo sul secolo XIX, il contrattacco di autostrade, il governo ci usa come bancomat. Ecco le 40 pagine del ricorso sulla ricostruzione del ponte Morandi. Noi espropriati del diritto a poter ricostruire, ci è consentita soltanto una cosa, pagare, dicono dalla società autostrade. E poi c'è un retroscena svelato da Daniele Grillo e Emanuele Rossi, e la società autostrade acquista 6 aree e capannoni proprio nella zona rossa. Razzismo a Guati, un tifoso morto, follia a Milano, ma il calcio non si ferma e Salvini in contraltra. Il commento di Gianni Riotta: quando l'odio ci siede accanto. Liguria, tassa da 8 milioni sul no profit, Di Maio ora frena, cambiamo la legge, il terzo settore fa i conti con l'aumento dell'IRES previsto dalla finanziaria. E poi c'è un caso per i pensionati, pensioni tagli beffa per 230.000 liguri. Attentato anarchico nella sede dell'IT di Genova, al servizio del potere secondo gli anarchici. E poi c'è il tesoro di Santa Margherita, arriva la deco per il gamberone. Romei e il banchiere fiorentino nel nuovo CDA della Sampdoria. Veniamo nelle pagine del Levante, strada tra Portofino e Santa Margherita, assegnazione dei lavori lunedì 21 gennaio. Senarega dice già diverse offerte, c'è tempo fino a venerdì 4, Toti, la viabilità tornerà normale entro il ponte del 25 aprile. La passerella pedonale è aperta a tutti sino all'Epifania, poi nuove restrizioni. Dalla costa all'entroterra, Valdaveto vuole i soldi per la cabannina. Gli allevatori: aspettiamo ancora i finanziamenti del piano di sviluppo rurale. A gennaio altro incontro con la regione. Un altro pezzo di storia del territorio che viene a mancare, una notizia che trovate anche sul nostro sito teleradiopace.com. È morto a Lavagna il titolare dei Bagni Vittoria di Rapallo, Giacomo Rato. Aveva 72 anni. I funerali saranno celebrati domani, sabato 29 dicembre, alle 10.30 nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio. Oggi, alle 19, sarà recitato il Santo Rosario all'obitorio dell'ospedale di Lavagna. Per tutti gli aggiornamenti andiamo in redazione, dove oggi per noi c'è Andrea Capitani. Grazie Emanuela, buongiorno a tutti. Niente botti a Capodanno a Santa Margherita Ligure. Il sindaco Paolo Donadoli ha firmato un'apposita ordinanza che vieta su tutto il territorio comunale, sia in luoghi pubblici che privati, nei giorni del 31 dicembre e del 1 di gennaio, l'accensione e i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi e ogni altro artificio pirotecnico, anche se di libera vendita. Abbiamo ricevuto molte indicazioni da parte dei cittadini che ci chiedevano di vietare i botti sia per gli animali d'affezione sia per l'incolumità delle persone, spiega il primo cittadino. Siamo lieti di essere riusciti quest'anno a licenziare il provvedimento grazie all'aiuto degli uffici e pertanto ci auguriamo che sarà un Capodanno più sereno per tutti. Queste le parole del sindaco di Santa Margherita Ligure. È tutta della linea. Grazie, terminiamo così questa edizione del nostro notiziario. Vi ricordo che altre notizie e servizi andranno in onda alle 19.15 con Tiguglio Oggi. La nostra informazione comunque non si ferma, continua al canale 187 Telepace News e sul nostro sito internet teleradiopace.com. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.